Sono arrivate in mattinata le 6.000 uova di cioccolato di Nestlé Italia destinate al comune di Perugia, che a sua volta ha interessato la Caritas diocesana, la quale tra oggi e domani le distribuirà ad una trentina di associazioni del territorio e all'Istituto Serafico di Assisi. Con l'auspicio che questo piccolo gesto possa portare conforto in questo difficile momento, il messaggio è arrivato direttamente dalla direzione corporate di Nestlé Italia all'assessore Edi Cicchi e al sindaco Andrea Romizzi, che insieme al direttore della Caritas, Giancarlo Pecetti, ha voluto presiedere alle operazioni di consegna e al trasporto presso l'emporio della Caritas in via Sandro Penna. Oggi pomeriggio iniziamo l'allestimento per le singole consegne e stabiliremo gli orari per evitare gli assembramenti e quindi tra oggi pomeriggio e domani consegneremo tutto. Domani mattina. L'emporio della Caritas, uno dei quattro in Umbria che aiuta più di 1.800 famiglie in difficoltà, viene rifornito di prodotti alimentari di prima necessità in arrivo dalla comunità europea per un 30%, da donazioni di privati e aziende per un 40% e da un 30% da acquisti diretti della Caritas nelle grandi catene commerciali. Che cosa c'è in questi scatoloni? Questa è la donazione di questa mattina che siamo andati a recuperare al PAM di Ellera, dove il cliente fa spesa e decide di lasciare alla Caritas al carrello fuori dalla cassa e lascia quello che può. Qui vediamo la farina, lo zucchero, la pasta, gli spaghetti. Questa roba qui viene catalogata, segnata e poi distribuita in parti intelligenti, secondo fra virgolette per noi, alle persone veramente che ne hanno bisogno.